Nel Ride Style di oggi parliamo di abbigliamento, o meglio ancora, di quei capi pensati per chi in moto non si pone limiti, che si tratti di macinare chilometri o di affrontare terreni inesplorati. Questo tipo di motociclisti cerca un abbigliamento comodo, funzionale e super protettivo. Aggettivi che calzano a pennello sul completo Speedy Crossmaster che indossa il mio amico qui e che porta in dote tutta la tecnologia del marchio italiano. Per questo ve lo spiego nel dettaglio partendo proprio dalla giacca. Il layer esterno è realizzato in poliestere 600, un materiale particolarmente protettivo contro le abrasioni e soprattutto praticamente idrorepellente. Come vedete, oltre alla zip centrale con il taglio che scende ben sotto la vita ma rimane comodo e pratico anche per chi in moto ci va in fuoristrada, troviamo un sacco di tasche, 6 per la precisione. Abbiamo queste due laterali a zip, come vedete l'altra è qui, poi due sotto il petto sempre con una zip e queste frontali H2 out, ovvero impermeabili. Sul petto troviamo i pannelli di rete che insieme alle zip che troviamo nella parte posteriore consentono il flusso d'aria all'interno della giacca e quindi ci evitano le sudate anche durante l'afa di agosto quando siamo in moto. La parte posteriore della giacca non ha solo le zip per la regolazione del flusso d'aria di cui vi ho parlato poco fa, ma anche una tasca posteriore ad apertura laterale dal design, devo dire, particolare e particolarmente utile, soprattutto quando si va in fuoristrada, che con le sue clip permette di regolare il fondo della giacca. Queste clip, insieme ai cinturini sul punto vita e sulla parte alta delle braccia e anche insieme agli strap sugli avambracci, costituiscono il sistema ErgoFit per assicurare una vestibilità il più accurata possibile a tutti i possessori appunto di completo Crossmaster. Ora passiamo alla sicurezza però. A questa voce Speedy Crossmaster risponde più che presente, visto che ha una certificazione AA grazie alle protezioni ForceTech su spalle e gomiti, alla possibilità di inserire un paraschiena di livello 1 o 2 e il Warrior Chest, ovvero la protezione per il petto pensata da Speedy. Ci sono poi gli inserti in materiale 3M Scotchlight che avvolgono a 360 gradi la giacca e la rendono più visibile anche durante i viaggi che ci mettono su strade poco illuminate di notte, e la zip di congiunzione tra giacca e pantaloni che in caso di caduta riduce il rischio di abrasioni e di ferite. Se vi ho parlato di tecnologia non l'ho fatto certo a sproposito, perché la giacca Crossmaster il meglio lo nasconde al suo interno. Oltre al layer esterno di cui vi ho parlato, infatti ci sono altri due strati che costituiscono la tecnologia Step In Wear di Speedy, tratto distintivo di molti capi della collezione del marchio italiano, e ora vi spiego brevemente come funziona. Ci sono altri due strati oltre al layer esterno e rappresentano il sistema Step In Wear che contraddistingue buona parte dei capi Speedy. Il primo è una fodera termica da 100 grammi, mentre il secondo è un giubbino impermeabile traspirante Rain Chest, utilizzabile anche separatamente. È realizzato con membrana H2 out che è idrorepellente ma traspirante e quindi disperde l'umidità. Naturalmente tutti e tre gli strati, ovvero il guscio esterno, quello termico e l'impermeabile, sono agganciabili tra loro. Naturalmente il pantalone Crossmaster non è da meno, visto che è realizzato in poliestere 1000, ancora più resistente alle abrasioni, e poi ha un taglio della gamba ergonomico pensato per i lunghi viaggi e tante piccole accortezze come la posizione ottimizzata dei pannelli di rete che dovrebbero dare il maggior flusso possibile d'aria proprio quando si è seduti in moto, oppure l'ampia fascia nella parte posteriore del pantalone che protegge la schiena da eventuali correnti d'aria, oppure le due tasche laterali pensate per dare appunto il meno fastidio possibile quando si è seduti in moto, e per finire le zip sul fondo del pantalone che consentono di indossare anche gli stivali da off-road. Capitolo sicurezza, anche qui tanta attenzione visto che ci sono le protezioni Warrior Light su ginocchia e anche. Ora io prendo il completo, lo rubo al mio amico qui, lo indosso e vi dico un po' le mie prime impressioni. Ma
Basta veramente poco per accorgersi come sul Crossmaster di Speedy il livello di attenzione alle finiture sia massimo, non c'è un filo fuori posto e soprattutto una volta indossato il completo sembra cucito addosso. Una sensazione abbastanza rara per me, che sono fin troppo longilineo come motociclista e quindi spesso mi ritrovo a combattere con maniche o gambe dei pantaloni troppo corte, punti vita troppo larghi. Invece qui non c'è alcun problema grazie al sistema Ergo. In giornate come questa, dove se si esce presto la mattina si trovano temperature abbastanza fresche, ma poi il sole si alza e arriva il caldo, ho apprezzato due dettagli della giacca Crossmaster: il terzo bottone sul colletto, che permette di viaggiare sempre protetti in una zona delicata come la gola, ma allo stesso tempo di regolare anche il flusso d'aria e la ventilazione della parte alta della giacca, e la tasca posteriore che permette di mettere la membrana all'interno e in caso di acquazzone installarla in pochi secondi. Naturalmente, per conoscerci meglio, ho portato Crossmaster con me in una gita fuori porta e fuori strada e devo dire che anche nella guida in piedi è molto comodo. I movimenti di ginocchia e gomiti non vengono mai contrastati e il sistema di ventilazione funziona davvero quando si inizia a sudare tra strade bianche, ghiaia e qualche mulattiera. In definitiva, questo è un completo che chi ama viaggiare e vuole farlo di tutto punto, deve prendere in considerazione. Speedy Crossmaster non è solo per i maschietti, ma anche per le motocicliste che amano viaggiare su touring e adventure. La giacca ha un prezzo poco superiore ai 349 euro, mentre per i pantaloni servono 100 euro in meno. Le taglie per gli uomini partono dalla M fino alla 5XL, mentre per le donne si va dalla XS alla 3XL. E andiamo ai colori: oltre al giallo fluo solo per i maschietti, ci sono anche il completo in nero o anche il binomio giacca ghiaccio rosso e pantalone ghiaccio nero. Comunque tutte le informazioni le trovate nella nostra scheda finale.